La mano appoggiata sulla tomba del santo, il capo chino come un qualsiasi fedele, ma lui è Jair Bolsonaro, il controverso presidente del Brasile, accusato in patria di crimini contro l'umanità per la gestione del Covid e per le sue politiche nei confronti degli indios dell'Amazzonia. Alla fine il capo di Stato brasiliano è riuscito a visitare Sant'Antonio, una visita privata in tarda serata, quando la basilica era chiusa e senza passare davanti alle telecamere e ai fotografi che sotto la pioggia hanno atteso per ore. L'unico video, quello postato sul profilo Facebook del presidente, che ha chiuso la visita padovana mangiando una pizza in un locale. Ma la giornata di Jair Bolsonaro è iniziata presto con l'arrivo ad Anguillara a Villa Veneranda Arca del Santo, dove ha ricevuto dal sindaco la cittadinanza onoraria conferita perché il bisnonno Vittorio Bolsonaro era nato proprio nel piccolo paese della Bassa Padovana. Le due piazze del comune divise, davanti alla chiesa 200 contestatori, davanti al municipio ancora imbrattato un gruppetto di sostenitori che poi si è spostato fuori dalla villa per vedere il presidente che a sorpresa si è avvicinato. Tra le urla mito, mito, Bolsonaro ha poi deciso di incontrare alcuni concittadini brasiliani nel parco della villa. Nel tardo pomeriggio la partenza per Padova, gli scontri in Prato della Valle hanno fatto posticipare la visita al santo in serata.